Sono circa 300.000 le persone in Italia affette dal Parkinson, una malattia neurodegenerativa d'evoluzione lenta ma progressiva, che coinvolge principalmente alcune funzioni quali il controllo dei movimenti e dell'equilibrio, spesso etichettata come patologia della terza età, anche se sono sempre di più i casi in cui colpisce sotto i 40 anni. Non si conoscono ancora le cause, anche se sembra che vi siano numerosi fattori che concorrano al suo sviluppo, tra cui quelli genetici. Numerosi studi scientifici testimoniano l'efficacia del trattamento riabilitativo nel rallentare il peggioramento dei sintomi motori del Parkinson. Ecco perché Casa Famiglia Rosetta, che segue da vicino questi pazienti, ha organizzato sabato scorso un corso di aggiornamento. Per rispondere in modo adeguato ed efficace alle domande, ai bisogni delle persone che afferiscono ai nostri centri di riabilitazione, teniamo sempre viva l'attenzione alla formazione. Alla formazione riferendoci a centri di eccellenza, a personalità del mondo scientifico italiano, con i quali poter interagire, perché l'integrazione è importante. La nostra presenza qui a Caltanissetta, che sorprende sempre per chi viene da fuori, e il riferimento a questi centri di eccellenza certamente può arricchire il nostro servizio. Responsabile scientifico del corso è il neurologo Giuseppe Frazzitta, direttore della struttura complessa Divisione Riabilitazione Malattie di Parkinson dell'ospedale di Gravedona. Intervenuto assieme alla psicologa e psicoterapeuta Paola Ortelli e il fisioterapista Giacomo Bassotti. Al momento in cui incominciano i primi sintomi motori, in realtà la malattia può avere anche un decorso che è iniziato 20 anni prima. Spesso il primo sintomo della malattia di Parkinson è un sintomo non motorio ed è la perdita dell'olfatto, per cui i pazienti incominciano a non sentire più gli odori. Altro sintomo premotorio che spesso si accompagna nelle fasi iniziali di malattia è la stitichezza, e altro sintomo è la depressione del tono dell'umore. Soltanto dopo 10-15 anni dall'inizio di questi sintomi si sviluppano i sintomi motori, e spesso il primo sintomo motorio è un dolore alla spalla. Perché spesso si crede che la malattia di Parkinson inizi col tremore. Il tremore invece è presente soltanto nel 50% dei casi di malattia di Parkinson e è un sintomo peraltro che testimonia un andamento genere benigno della malattia stessa. La terapia farmacologica che noi abbiamo al momento a disposizione è in grado sì di ridurre alcuni sintomi, ma non è assolutamente efficace su quelli che sono i disturbi più importanti, quindi i disturbi del cammino, i disturbi dell'equilibrio e i disturbi della postura, che fanno sì che il paziente parkinsoniano abbia la peggiore qualità di vita tra i soggetti affetti a malattie neurologiche.